perché sprecheremmo il lavoro che abbiamo fatto per tanti anni. Grazie, consigliere Montaldo. Consigliere Dore, prego. Grazie Presidente, con questo ordine del giorno nell'esprimere il voto favorevole, essendo tra l'altro anche io cofirmatario con la maggior parte dei colleghi che mi hanno preceduto, dico che stiamo ripartendo sulla base di una programmazione finanziaria senza andare a considerare tutto ciò che invece sta continuando ad accadere nell'ambito del teatro lirico, e le cronache anche di questi giorni ci dicono che il clima è tutt'altro che rasserenato. Per cui qui sotto il profilo economico-finanziario stiamo dando delle direttive che dovranno essere rispettate sia dall'amministrazione che dall'amministrazione della partecipata, e sotto il profilo, diciamo, della politica culturale ovviamente la centralità dell'ente diventa possibilità anche di vittoria nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta culturale di qualità, visto tutte le maestranze che ci sono e anche le capacità produttive che, seppure a fasi alterne, l'ente ha dimostrato di dare. Peraltro credo che non con un semplice ordine del giorno e così, quindi con un dibattito così ridicato, qui Presidente siamo nei limiti tra l'ordine del giorno e la mozione, sulla base di quelle che sono state le modifiche regolamentari, quindi è un ordine del giorno un po' improprio, ma sarà il caso di rientrare con un dibattito o con una mozione più proficuamente su tutti i temi che invece sono rimasti irrisolti, ivi compreso quello della soluzione anche all'interno del Consiglio di amministrazione di tutta una serie di situazioni di poca competenza sulla base di quelle che sono i requisiti di legge e di possibili conflitti di interesse che già in questo comune si sono affrontati non in maniera definitiva. Grazie. Grazie consigliere Dore, infatti proprio in virtù di questo confine c'è pochino di, diciamo, qualche secondo in più che sto